Buongiorno, oggi è martedì 9 aprile 2013. Ieri abbiamo avuto la prima lezione del corso biblico Fondamento della Fede, High Church. È stata una grandissima benedizione, avevamo più di 60 collegati, diversi non sono riusciti perché hanno avuto problemi tecnici con il nuovo software, ma abbiamo avuto più di 150 iscrizioni ieri alla chiusura, insomma, della lezione. Abbiamo avuto tante persone che hanno assistito e che stanno esprimendo il loro interesse. Io volevo ringraziare tutti coloro che sono stati con noi e tutti coloro che hanno cercato di essere con noi. Stiamo pensando a come migliorare questo servizio per renderlo sempre più disponibile a tutti coloro che realmente hanno bisogno di ascoltare la parola di Dio. E riflettevo oggi a quanto sia importante, continuando un po' quello che abbiamo detto ieri, quanto sia importante ascoltare la voce di Dio. Non avrai mai il coraggio di fare quello che Dio ti chiama a fare se non avrai mai il coraggio di ascoltare quello che Dio ti chiede di fare. Sono 25 anni che conosco il Signore e personalmente devo dire che ho avuto dei grandi benefici dalla ubbidienza alle autorità, alla sottomissione. Ci sono stati momenti nella mia vita dove la mia ubbidienza e la mia sottomissione in realtà non erano molto bibliche, erano quasi un'ubbidienza cieca, fiducia assoluta, e in certe cose devo dire che realmente mi ha fatto bene, in altre cose devo dire che avrei potuto evitare anche alcuni errori, ma c'è stato un momento della mia vita dove Dio mi ha detto: ora è il momento in cui devi ascoltare, devi seguire la mia voce. E una delle, sicuramente, delle cose che ci insegna la parola di Dio è che è importante avere delle autorità accanto a noi. Non uso la parola sopra di noi perché non credo che sia questo il linguaggio di Dio. Avere delle autorità, delle persone che ci conducono nel cammino accanto a noi, ma niente e mai nessuno potrà mai sostituire, dovrà mai sostituire la voce dello Spirito Santo nel nostro cuore. Ripeto, non avrai mai il coraggio di fare quello che Dio ti chiede di fare se non avrai mai il coraggio di ascoltare quello che Dio ti chiede di fare. Dio vuole parlare alla tua vita. Lo Spirito Santo, quando è stato introdotto come persona da Gesù, scritto in Giovanni 16, al versetto 12 e 13, Gesù ha detto: avrei molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in ogni verità. Perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà pure le cose a venire. Lo Spirito Santo che abita dentro di te, se tu hai dato la tua vita a Gesù, se sei nato di nuovo, tu sei il tempio dello Spirito Santo, lo Spirito Santo abita dentro di te e tu hai il diritto di ascoltare la sua voce, perché la sua voce è per te. Quindi oggi non cercare di sforzarti di ascoltare la sua voce, semplicemente ascoltala. Lui parla forte, parla chiaro. La sua voce è autorevole, è piena d'amore, piena di sentimento, piena di pathos, piena di zelo, piena di passione per te. E lui ti guiderà in quelli che sono i passi che dovrai fare. Ricordati sempre il Salmo 32, il versetto 8, che è una parola chiave per la Chiesa, sicuramente in questo tempo, in un tempo di crisi, in un tempo di grande confusione. Oggi a maggior ragione si vedrà chi ascolta la voce dello Spirito Santo e chi no. Quando lo Spirito Santo ti chiederà di fare delle cose pazze, assurde, che vanno al di fuori dei canoni, non solo canoni emotivi o canoni caratteriali, ma anche canoni religiosi, ecclesiastici, denominazionali, abbi il coraggio di ascoltare la voce dello Spirito Santo e abbi il coraggio di seguirlo. Ovunque lui ti manderà, lui ti provvederà tutto quello di cui tu hai bisogno. Voglio benedirti, voglio reclamare la benedizione di Dio sopra la tua vita e che oggi sia una vera giornata di pieno e profondo ascolto della voce di Dio nella tua vita. Dio ti benedica.